Sono le due neopromosse del girone C di seconda categoria, sono le due sorprese del campionato. Certosa e Olympic Prapalmaro si incontrano da capoliste alla quarta giornata, entrambe a punteggio pieno. Al Turbella arbitra il signor Claudio Parodi di Genova. Il Certosa parte forte, al settimo palla dentro di rota per Russo che spizzica a fil di palo. Decimo minuto, Russo batte rasoterra un corner, irrompe Cristian Guida, la sua bordata lievemente deviata si sacca la destra di Mantero, Certosa 1, Olympic 0. Calcio d'angolo ancora fatale per i rossi di Mister Ciulli. Russo si incarica nuovamente dalla battuta, batti e ribatti in aria. Alushai risolve perentoriamente, locali che si portano sul 2-0. Alla mezz'ora l'Olympic perde per infortunio anche il portiere Mantero, sostituito da Maroni che viene subito chiamato in causa dallo sgusciante attaccante albanese del Certosa Kokuni. Il nostro operatore Enrico Figus ci porta nel secondo tempo, che vede Falanga lanciare Kokuni. Maroni ottimo nell'uscita a terra. Finalmente l'Olimpica al 55esimo. Rosso calcia da fuori, Raspa è attento. 5 minuti dopo, calcio piazzato di Cristian Guida. Difesa dell'Olimpica distratta. Rota sotto porta non perdona. 3-0 Certosa. Certosa che dilaga al 65esimo. È sempre capitano ad incaricarsi del calcio da fermo. Destro a girare impeccabile. E sono 4. Cerca gloria anche il subentrato Borghini al 78esimo. Di testa, Maroni dice no, e a 7 dal termine col tiro deviato a fil di palo. Si chiude qui con il rotondo 4-0 finale. Giornata no per l'Olympic Prapalmaro, mai entrato in partita. Vince con pieno merito un Certosa determinatissimo. Buona la direzione del signor Claudio Parodi di Genova. Dal Torbella è tutto.